partita con Martinsicuro è la prima di campionato, ci aspetta sicuramente una battaglia fuori casa contro una squadra che non conosciamo bene in quanto a nomi, però sappiamo, conosciamo bene l'allenatore, è un esperto navigato. Che sicuramente fa giocare bene le sue squadre. Per il resto noi andiamo lì, abbiamo fatto due partite di Coppa Italia col Pineto, dove secondo me abbiamo fatto due buone prestazioni, non siamo riusciti a concretizzare in maniera offensiva qualche rete, però ci siamo portati bene contro una delle, diciamo, le squadre che probabilmente punteranno a vincere il campionato. Ma sono sicuro che faremo una buona partita, perché siamo organizzati, siamo bene fisicamente, ci aspetta il solito campionato difficile, dove bisognerà lottare ogni partita per prendere i 3 punti, per arrivare alla nostra quota salvezza, però allo stesso tempo sono convinto che se partiamo bene ci possiamo togliere molte soddisfazioni. Il segreto di quest'anno potrebbe essere sicuramente il fatto che siamo più o meno gli stessi dell'anno scorso, con lo stesso mister, con la stessa ossatura, e abbiamo preso dei ragazzi bravi, dei fuori quota buoni. Sono convinto che veramente possiamo fare bene. Poi ovvio, partire bene sarebbe il massimo, perché può creare entusiasmo in una squadra molto giovane come quella nostra. Però poi dopo, strada facendo, vedremo. Ci siamo anche noi anziani che possiamo aiutarli a crescere. Gli allievi regionali, diciamo che sono con me da un paio d'anni, infatti giovanissimi, adesso l'anno scorso gli allievi provinciali. Quest'anno, diciamo, è il culmine, facciamo il campionato più bello a livello giovanile. Ci troviamo in un momento, secondo me, positivo, dove i ragazzi stanno crescendo giorno dopo giorno. Ci potremo anche lì togliere delle grosse soddisfazioni. Abbiamo dei ragazzi molto interessanti, che hanno voglia di crescere, sicuramente potranno fare bene. Sicuramente non possiamo essere a livello dei vari Poggio, dei vari Angolana, però sicuramente daremo filo da torcere a tutti quanti, perché a parte il fatto che abbiamo dei ragazzi dotati tecnicamente, ma anche moralmente, vedo una squadra molto motivata.